Oggi sono diventato una rana stupidissima su The Amazing Frog e ho scoperto un oscuro segreto che si trova nelle fogne del gioco. Tralasciando il fatto che sono diventato una rana tartaruga ninja, sì, avete sentito bene, ho trovato l'entrata di un gigantesco laboratorio misterioso che ho dovuto aprire in un modo che voi neanche immaginate. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Ciao, sono una rana blu e siamo su Amazing Frog missione per il misterioso cesso, qualcosa del genere. Non chiedetemi nulla perché sono confuso quanto voi. So solo che questo gioco è come God Simulator. Vieni qua pallina, vieni qua pallina. È come God Simulator. Aia, la pallina mi ha fatto spezzare le gambe. È come God Simulator, solo 10.000 volte più stupido e con 10.000 cose in più da fare. Sto strisciando per terra e posso saltare facendo dei pezzi. Aiuto! Oh, si è aperto il cesso! Ragazzi! Ah, mi sono alzato, perfetto! Salve, rana gentleman! Come va? Tutto bene? Anche questa rana è abbastanza strana. E qui c'è la rana Thanos! Perché perché sono svenuto? E rialzati, imbecille! Allora, quando mi esce quella specie di lampadina in testa, è perché mi è venuta un'idea! Posso prendere i barili? Posso prendere i barili? No, non posso! Sì, posso prendere i barili! Posso anche lanciarli! Gliel'ho lanciato contro la rana! È bellissimo, aspetta! Seba! Campioni du mondo! Aspetta, quella è una porta! Seba! Campioni du mondo! Campioni du mondo! Ma perché mi sviene la rana? Però almeno ho fatto gol! No, non ho fatto gol! Aspetta! Seba! Campioni du mondo! Posso prendere la palla in mano? Oh, adesso ti faccio vedere io come lo faccio il gol! Campioni du mondo! Niente, lancio la palla e mi sviene! Va bene, rialzati! Rialzati, rana. Voglio entrare in questo cesso. Mi sembra abbastanza misterioso. Oh, ma c'è un'altra stanza. È tipo Narnia. No, bellissimo. Si può entrare nell'armadio. Si aprono a caso le porte dei cessi. E là c'è nessuno. Entra. Mamma mia, mamma mia. Sono entrato nel cesso. Posso scegliere il mio vestito. Che figata. Guarda la rana Flash. Poi abbiamo la rana rosa Punk. E poi, no, io voglio questa. Voglio questa. È perfetta. Posso cambiare anche altro. Posso metterle il cappello e gli occhiali. Perfetto, sto bene così. Il cesso mi ha lanciato contro il muro, mi sono fatto male. Smettila di strisciare per terra. Guardate quanto sono bello e anche abbastanza stupido, ma vabbè, quello è normalissimo. C'è uno specchio, ti prego dimmi che è come Narnia. Posso entrare nell'armadio? Ragazzi, sono nell'armadio, è come Narnia. Vado in un mondo misto. Ma è davvero Narnia? Io stavo scherzando. Ragazzi, io stavo scherzando, ma sto gioco è davvero Narnia? No, io so già che questa roba è piena di segreti. Non posso entrare dentro gli alberi. Però posso prendere la palla. Posso lanciarla tipo contro il lampione. No, non succede niente. Pallina, pallina, vieni con me. Vieni con me. Tu sarai la mia nuova amica. Ti chiamerò Francesca. La pallina. Oh, mamma mia. Dove sto entrando? Ragazzi, ragazzi, ma questo è un UFO? Dove sono finito? Ho già scoperto uno dei segreti più segreti del gioco. Questa roba si prospetta veramente divertente. E ora? Che posso fare? Sono nel raggio. Dai, fai qualcosa. Ragazzi, non so cosa io debba fare in questo UFO. Allora, alziamoci e capiamo i comandi. Posso fare qualcosa? No, non posso fare niente. Non posso entrare neanche nel raggio. Non è che devo lanciare la palla dentro al raggio, vediamo. No, non funziona. Probabilmente questo ci servirà in qualche prossimo video per attivare qualcosa di strano. Non l'avevo vista quella rana gigante. Quella roba che cos'è? È una specie di fiore enorme. C'è lo scheletro di una rana. Lo vedete lì? È lo scheletro di una rana. Poi c'è una specie di papà. Ma ragazzi, ma è un cesso. Ragazzi, è un cesso. È la rana con lo scopettone. Non è un fiore. È lo scopettone del cesso. Noi siamo sotto ad un cesso e la rana lo sta pulendo. No, io voglio andarmene. Aspetta un attimo. Ma posso lanciare la palla in testa alla rana? Vediamo. Vai. No, mi sa che non posso. Aspetta, posso riprovare. Posso riprovare. Vai. Vai, LeBron James. LeBron James. No, non posso riprovare. Sono svenuto. Va bene. Voglio scoprire altri segreti. Ah.
Perché è morta? Perché mi è morta la rana? Adesso ho capito perché si chiama la missione del cesso misterioso. E questo è il cesso misterioso. Dobbiamo scoprire questa missione. Dobbiamo scoprire. Sono ritornato qui. Salve. Aia, aia. Mi sono spiaccicato per terra. Anche qui si può aprire. No, questo non si può. Oh, ma si può alzare? Ma non ho capito. Cioè, si alza in base a come mi alzo io? Ragazzi, sono un po' confuso. Guardate. Guardate, si alza mentre salto. Va bene, forse per ora non possiamo uscire. Qui c'è una rana con una balestra. Da che parte si esce? Ah, ok. Penso dove ci sia questa freccia gigante. E là? Tutto bene. Siamo in città. Ve l'ho detto che è come God Simulator, ma molto più stupido. Voi non avete idea di quello che si può fare in questo gioco. C'è uno squalo gigante. Ti prego, adesso voglio prendere sta roba. Come si fa? Ragazzi, è bellissimo. Guarda come sono felice. Lì c'è un quadro di uno squalo che sta per mangiare una rana. Posso spaccare il vetro? No, ragazzi, voglio prendere la rincorsa e spaccare il vetro. Aspetta, aspetta, mi sto strisciando contro il muro. Oh, fai manovra. Rana imbecille, vai. Vai, spacca. Non si può spaccare il vetro. Aia, aia, mi sono fatto male. Vai, tuffa bomba. Non si può fare, ragazzi. Dai, ti prego. Voglio lo squalo. Come faccio a distruggere sta roba? Va bene, probabilmente ci possiamo ritornare in un secondo momento. Io e il mio nuovo veicolo per esplorare un attimo la città. Salve. Buongiorno. Fai giù. Avevo letto Favij. Tra l'altro, se non sbaglio, anche Favij portò questo gioco anni e anni fa. No, basta vomitarmi fuori. Allora, lì c'è l'ufficio. Si può entrare nell'ufficio? Vediamo. Non si può entrare nell'ufficio. Forse una porta è falsa. No, tutte le porte sono vere a quanto pare. Ma no, ragazzi, ragazzi, ma guardate quanta roba c'è. Lì c'è una scacchiera gigante. No, voglio esplorare. Fatemi esplorare. Voglio entrare in questo cannone. Ci sono altre persone. Ciao. Dimmi tutto. Rana, dimmi tutto. Posso tirare i calci? Posso tirare i calci? Ragazzi, la rana è entrata nel cannone. Bro, è stata sparata fuori. Arrivo. Tu non ti puoi rubare il mio veicolo, scemo. Che vuol dire che lo posso? Ragazzi, raga, sono sulla rana. Sono sulla rana. Ciao a tutti. Sfiga, siamo svenuti. Prendo a calci tutti. Pou, pou, se, pou, se. Vai via, se, sono un imbecille. Mamma mia, questo è il gioco che fa per me. C'è un cassonetto dell'immondizia. Aia, aia, mi sono fatto male. Oh, ma è tipo anche GTA. È una fusione tra tutti questi giochi. Immaginate God Simulator fuso a GTA. E lievatananz. Che posso fare con questa roba? Posso mettermi nel cassonetto? Posso mettermi? No, ragazzi. Ragazzi, devo provare una roba. Voglio scendere le scale da dentro al cassonetto. Sto arrivando! Aiuto! No, ragazzi, ragazzi, che cosa è successo qui? Perché ci sono delle rane spiaccicate per terra? Boh! 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 Allora, andiamo sopra, ci facciamo lanciare col cannone. Via, via. Ogni volta che faccio un salto, praticamente mi dà una testata, guarda. Olè! Vai nel cannone. Nel cannone, entriamo. Vai, 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 vai. Vai, entra nel cannone. Come si entra nel cannone? Ragazzi, non riesco ad entrare nel cannone. Ah! Aspetta, ho un'idea, devo entrare da davanti, vero? Aspetta, ci mettiamo così. Vai, nel cannone. No, è entrata un'altra rana nel cannone. Esci subito, esci dal cannone, rana. Guarda che adesso la spara. Guarda che adesso la spara per terra e si vanno a spiaccicare. Sì, ma come faccio ad entrarci io? Dai, voglio entrare nel cannone. Forse devo fare tuffa bomba letteralmente. Vai, sei, vai, mirare, sparare. Non spara, sul dirigibile. Vai sul dirigibile. Come si spara? Non spara, ragazzi. Ho sparato. Wow! Sono pazzo. Aia, aia, e mi sono anche spezzato tutto. Oh, guarda, questa è la polizia. Questa è la polizia. Polizia, vorrei denunciare un furto. Qualcuno mi ha rubato la macchinina con la quale giravo. Da qui non c'è nessuno, però. Polizia, siete al piano di sopra? Un attimo che non riesco a salire. C'è nessuno da queste parti. C'è una grande porta che però non si può aprire. Va bene, perché c'è scritto SCP? Non mi piace per niente il fatto che ci sia scritto SCP. Oh, aspetta. Ah, tuffa bomba. Devo fare qualcosa qui? No, non devo fare nulla qui. C'è un computer di videosorveglianza. Si può entrare in qualche porta? E là? C'è nessuno? Devo denunziare. Aia, sono scivolato. Devo denunziare un furto. Mi sa che non posso denunziare il furto. Ma la vera domanda è: si possono guidare? Si possono guidare tutte le macchine? Come si guida? Come si guida? Ah, ero nella posizione sbagliata. E là? Ciao a tutti. Ma io come passo di qua? Ciao. No! Scusami! Scusa! Ti sei fatto male? Non volevo. L'ho preso in braccio. Ed, c'è un ospedale da qualche parte? Per favore. No, non devo lanciare. C'è
sono ospedale. Mi sono fatto malissimo. Vieni qua, non ti preoccupare. Ti accompagno io all'ospedale. So un metodo. Aspetta, mamma mia, questa rana è stupida. So un metodo veloce per arrivarci. Andiamo all'ospedale. Aiuto. Sì, andiamo letteralmente insieme all'ospedale, visto che mi sono spaccato tutto. Salve, buongiorno. Cos'è? Siete in fila? No, la fila non esiste, mi dispiace. Levatevi, ci penso io. Che cosa posso fare? E là? No, basta, basta. Ma guardate, gli ho coperto gli occhi con le mani. Adesso io sono diventato lui. Voi, spostatevi tutti. Staff folli, io non sono dello staff. Levati, spostati. Che posso? Ma? Ragazzi, ho preso una videocamera. Ho preso una videocamera, posso filmare? Ragazzi, sto filmando. È una specie di visuale cinematica. Benvenuti, ragazzi, in questo nuovo video. Aiuto. Benvenuti, ragazzi, in questo nuovo video. Io sono una rana stupida e sono un telegiornalista. Allora, dobbiamo... Aia, sono un telegiornalista con qualche problema. Perché c'è scritto palestra dei peti? Voglio entrare... Che schifo! È una palestra che puzza! Mi posso allenare? Mi posso allenare? Vai, uomo! Aspetta, come ci si fa ad allenare? No, aspetta. Vai, uomo! No, non funziona proprio così. Va bene. Vai, uomo! Uno, due, uno, due. Uno, due, sul tapirulà. Aiuto, aiuto, aiuto. Mi sono buggato. Aia, mi sono buggato. Vai, sali sul tapirulan. Guarda, guarda come corro. Guarda come corro. Ce la posso fare, ce la posso fare. Posso fare entrambe le cose. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Dammi questo. Voi lo sapete fare. Correre sul tapirulan con il peso in mano. Vai, uomo. Uno, due, uno, due. C'è anche un ring, tra l'altro. Guarda, io sono sul ring. Qualcuno vuole colpirmi. C'è una piscina. Tuffa bomba. La rana nella piscina dovrebbe nuotare, no? Mi sa che è solo svenuta. Vai, vai, sali. Rana. Ma perché la rana non salta e fa solo dei peti? Com'è esco dalla piscina? Aspetta, aspetta, aspetta da questa parte. Vai, esci dalla piscina. Guarda, rana imbecille. Posso entrare nei bagni? Nei bagni delle rane? No, non posso entrare nei bagni delle rane. Va bene. Questa palestra fa cacare. Letteralmente. Ecco, appunto. Perché ci sono peti ovunque. E poi, aia. Oh, la mia telecamera, scusate. Allora, ragazzi, piccolo reportage. Sono tornato in città. Vedo un castello lì, mamma mia. Per ora siamo in fase di esplorazione. Ma so che ci sono missioni e robe assurde. Si può andare sulla luna, si possono cavalcare gli squali. Lì tra l'altro, e basta cadere. Lì tra l'altro, non so se vedete quella Swidom. Vabbè, insomma, quella porta gigantesca lì in fondo. Si può aprire e possiamo uscire nelle pianure. E là, tutto bene? Mi vuole rilasciare una piccola intervista. Mi scusi, possiamo rilasciare una piccola intervista? Allora, mi dico, che vuol dire stay back? Oh, tu stay back, a me non me lo dici. Lì sta svenendo qualcuno. Aspettate. Reportage. Cosa è successo? Cosa state facendo qui dietro? E là? Lei perché prima è caduto? Torni subito qui. Tu che cosa vuoi da me? Te la lancio addosso. Credo sia morto. Vattene. Perfetto. Ridammi la fotovideocamera. Salve, signorina. Allora, piccola intervista. Come si trova in questa città? Tutto bene? Ehi, vattene. Vattene. Mi stai rovinando il filmato. Si trova bene in questa città, signorina? Grande, sì. Hai visto? Si trova bene. Salve, grazie, arrivederci. Abbiamo il reportage della settimana. Allora, io voglio entrare lì dentro perché ho visto un castello. Smettila di cadere. Ho visto un castello gonfiabile. Però lì c'è una rampa e lì c'è una macchina. Basta. Io mi sono stufato di fare il giornalista. Basta. Voglio entrare in questa macchina e guidarla fino a quella rampa. Vediamo se si può fare. Allora, andiamo con calma. Sì, ma sta macchina è lentissima. Spostati! Non l'ho investito, ma si possono investire le persone. Sì, si possono investire le persone. Questo è il GTA che mi piace. Bene, bene, perfetto. Voglio fare la rampa. Voglio fare la rampa. Cioè, non che da grande voglio diventare una rampa. Voglio prendere la rampa e volare. Volare sempre più in alto lassù. Arriva. Aia. Posso uscire? Mi fate uscire? Ah, quindi questa porta gigante, in qualche modo dobbiamo aprirla. Quindi dobbiamo scoprire ulteriori misteri. Mi sta piacendo sempre di più questo gioco. Anche perché se è come God Simulator, davvero si possono fare delle robe assurde. Aspetta. Cosa c'è qui dentro? Hai là? Ma sono barili esplosivi. Ragazzi, l'avete visto anche voi? Signor editor, puoi mettere un piccolo replay? Cioè, praticamente la mia rana, che adesso è spiaccicata lì, è andata contro le bombe e tipo si è smaterializzata ed è tornata normale. Che schifo! Secondo voi riesco ad entrare nel cannone? Aspetta un attimo, riesco ad entrare nel cannone? Entra nel cannone! Rana imbecille, ok? E afficcarmi direttamente nel gonfiabile, vediamo. Mirare, sparare! No, non ha funzionato, sono un imbecille. Ehi là! Però vabbè, sono comunque arrivato vicino. Guarda che figata! Posso rimbalzare! Rimbalza! No, guarda sul trampolino! Super
rimbalzo. Oh, aspetta. Ho trovato le backrooms. Si può scendere? Oh ragazzi, dimmi che si può entrare nelle backrooms. No, non si può entrare. Da questa porta invece. Raga, ma dove sto andando? Sono in un tunnel. Aspetta, posso scegliere un'altra rana? Ma io voglio la mia rana. Oh mamma mia, sono in un tunnel. Che cosa c'è qui giù? Ci sono delle torce? Non ci posso credere. C'è una torcia, ragazzi. Oh no, non mi piace. Aia, non mi piace per niente. E là? Mica c'è una porta segreta qui? Non c'è una porta segreta? Sembro un esatto esploratore dei tunnel. Uno di quelli che ripara tipo i cessi, che però per sbaglio è stato risucchiato da un cesso. Va bene, dobbiamo fare con moltissima calma. Mi sa che sono entrato davvero nelle backrooms. Mi sto emozionando, ma allo stesso tempo mi sto cagando addosso. Si può uscire? Perché c'è scritto exit qui sopra se non si può uscire? Guardate, c'è scritto exit, ma non si può uscire. Qui però c'è una strada. Forse dobbiamo seguire i tubi gialli. Ok. Oh mamma mia, c'è una cassa, ci sono delle luci blu. Oh, guarda! Weapon shipment! Guarda! È una cassa di armi! Come posso fare? No, di armi di Attack on Titan, di armi e basta. Posso prendere le armi? Abbiamo trovato qualcosa di veramente fighissimo. Vai, spingi! Vai, aspetta. Ma c'è un... Oh, raga, ho sentito dei rumori. Ma poi la vera domanda è: perché c'è una cassa di armi se siamo nelle fogne? Devo uccidere qualcuno? Spero di no. Vai, la devo far uscire. L'ho fatta uscire. Oh, raga, ma è volata nell'iperspazio. Aspetta, vai. Allora, io devo provare a metterla lì nel ventilatore. Vai. Piano. Missione cassa di armi. Basta svenire. La devi smettere. Vai, piano. Spingi la cassa di armi. Veloce. Ok, ci siamo quasi. La voglio spingere lì da quella parte e farla tipo volare nell'iperspazio. Vai. Ci siamo. È il momento. Vai con la cassa di armi. Ah, non è che devo usare la cassa delle armi per farmi un muro con il vento? Potrebbe essere geniale. Guarda. Aspetta. No. Mi sta facendo cadere all'infinito. Guarda, non ce la faccio. Sto cadendo all'infinito. Basta. Ai, cassa di armi. Niente. Mi sa che non si può fare niente, ragazzi. È un po' complicato. Vai, Rana. No, da lì non si può passare. A meno che. Guarda, sono un genio. E c'è altra roba. Ma qua non c'è niente. C'è un fucile a pompa. Che figata. Aspetta un attimo. Oh mamma mia, ha due munizioni. Posso spaccare queste? Sì, posso spaccare queste. Ho finito le munizioni. Ma no, ma dai. Ma sta roba che serve? Perché è tutto buttato qua? Oh mamma mia. Ma ci sono dei mini computer? Ragazzi, che sono? Che schifo. Ci sono delle mosche fritte. Oh mamma mia, mi prendo il mio fucile a pompa. Anche se non c'è... Aiuto. Vabbè, dai, prendo il mio fucile a pompa, anche perché non posso prendere altrimenti. E ora? Da che parte dovevo andare? Di qua? E là? Oh mamma mia, dove sono finito? C'è nessuno? Perché c'è un distributore? Oh, ho preso le munizioni! Ho preso le munizioni del fucile a pompa e qui... cos'è sta... Aspetta, sto scoprendo cose. Che cos'è? Liquid fly. Ma? È tipo fuoco liquido? Sono confuso. Ma io posso aprire quella roba di armi? Fammi vedere un po'. Piano. Si può aprire? Vediamo se si può aprire. No, ha preso fuoco però. Dai, apriti. Si è aperta. Oh. Ci sono tante armi qui dentro. C'è una mazza. Guarda, c'è una mazza da baseball enorme. C'è una pistola. Ci sono dei pesi. Ragazzi, con cosa andiamo? Però a me il lanciafiamme piace. Il lanciafiamme. Vabbè, quello, ragazzi, a me piace. Fuoco liquido. Anzi, c'è scritto liquido volante. Fiamme. Sono un po' confuso, ma io voglio scoprire cosa c'è qui dentro. E là si apre in mille vie. Sono davvero le backrooms. Siamo entrati con la rana nelle backrooms. C'è un'altra torcia. Oh no. Guarda qua sotto. Ma dove sono finito? Ma che è sto schifo? No. Allora capiamo. Qua c'è una torcia. Qui in fondo invece c'è altro. Sto seguendo i tubi gialli. E là c'è una luce verde. Le luci verdi sono sempre buone perché mi stanno dicendo: vieni da questa parte, c'è una macchina. E poi c'è un tubo. Cos'è sta roba? Cosplay frog. Ragazzi, ho trovato il costume delle tartarughe ninja. Sono diventato una tartaruga ninja. Non ci posso credere. Ho sbloccato il costume
costume da tartaruga ninja. La cosa più bella del mondo. Posso salire qui da... no, mi sa di no. Oh, ho visto un laboratorio. Ragazzi, lo vedete lì sopra quel laboratorio? C'è qualcosa da quella parte. Ok, dobbiamo scoprirlo. Io ormai sono una tartaruga ninja. Devo scoprire tutto riguardo questo posto. Posso anche correre molto più velocemente. Ci sono delle porte. Ok, lì ci siamo già stati. Perfetto, dobbiamo andare da quella parte. Dobbiamo probabilmente scendere giù. Io però ci andrei con il mio veicolo, anche perché vorrei evitare di cadere ogni 10 secondi. Andiamo. No, ma lascia il lanciafiamme, non fa niente. Questo veicolo è molto meglio. L'avete mai vista una rana tartaruga ninja su questa specie di scooterino? Che ovviamente non posso usare, perché sono un imbecille. Niente, mi serve di nuovo il lanciafiamme. Io sto sentendo però dei rumori strani. Li sentite anche voi, questi rumori strani? Lanciafiamme, vieni con me. Basta svenire! Ma aspetta, ma se io tipo facessi... Wow, tuffo bomba! Perfetto, posso continuare. Voglio andare in quel laboratorio che stavo vedendo prima dall'alto. Vediamo un po', c'è qualcosa. Oh, oh, ci sono le altre tartarughe ninja! Che schifo, è uno zombie! Che schifo, è uno zombie! Brucia! Meno male che ho portato il lanciafiamme. Meno male che ho portato il lanciafiamme. Raga, c'è un laboratorio qui sotto. No, c'è un fucile da cecchino qui sotto! Oh, mamma mia, un fucile da cecchino con 5 munizioni. Sono una tartaruga rana ninja col fucile da cecchino più grande del mondo. Sono caduto e che mi sa che questo cecchino è un po' troppo pesante. Che cosa posso fare? Aspetta, salta! No, salta bene. Perfetto. Ragazzi. Allora, un altro costume da tartaruga ninja? Sì! Sono diventato quello viola. Com'è che si chiamava? Donatello! Sono diventato Donatello. Ci sono le balestre, fucili a pompa. C'era anche... Ok. Questo è il ventilatore enorme. Vai! Ventilatore! Aiuto, no! Dove sono... Ragazzi! Dove sono finito? Oh, mamma mia, che schifo! Ma qui cadono tutte le rane zombie? Guardate! È pieno di rane zombie! Aspetta, cos'è quella roba? Via! Aia! Aiuto! Sto esplodendo! Datemi una mano! No! Aspetta! Ragazzi, credo di aver scoperto uno dei segreti più assurdi del gioco. Cos'è? Spawna delle bombe! Ho spawnato delle bombe! Aspetta! Prendi la bomba! Aiuto! Prendi la bomba! Aspetta! Lancia la bomba! Esplode! Perché non esplode? Aia, che schifo! È pieno di zombie! Devo andare da questa parte? E là? C'è nessuno? Che schifo! Vedo tutto verde! È tutto strano qui dentro! E là? Mi date una mano? Oh! C'è nessuno! Ragazzi, mi sono perso! È pieno di casse, è pieno di fumo! Sono davvero entrato nelle backrooms! Sì, ma adesso come ci esce? Ah! Aspetta! Non so parlare! Ma ho preso un altro costume della tartaruga ninja! Ho preso Michelangelo! Michelangelo! Aspetta, fucile a pompa. Adesso nessuno potrà fermarmi. Cos'è sta roba? Scusate un attimo. Scusa, c'è una mano di una rana. Aspetta, ho preso la mano di una rana. Cos'è? Ragazzi, è la mano con una tessera. Aspetta un attimo. È la mano con una tessera. La tessera di quel laboratorio che abbiamo visto prima? No, aspetta. Vuol dire che qui possiamo usare questa mano con questa tessera per aprire qualche porta segreta di qualche laboratorio segreto. Datemi subito il laboratorio, vi prego. Raga, io non so come ci sia finito qui sopra, ma si va sempre più in alto. Aspetta. Non so dove io stia andando. Non ho la minima idea di dove io stia andando. Ma, oh, vedo una porta. Lì sopra, dobbiamo andare lì sopra. Aspetta. Tuffo. Bravo. Tuffati qua. Michelangelo. No, aiuto. Aspetta, c'è un trampolino. Vai, sempre più su. Qua. Ok, qui secondo me da qualche parte c'è il laboratorio. C'è un lancia raggi e c'è un cesso gigante. Aspetta, che cosa ho appena scoperto? Allora, c'è un cesso. Ci sono delle porte strane. Spawn point. No. Io sono indeciso se andare nel cesso o andare qui dentro. Sembra che qui tipo ci si trasformi. Vediamo. Che è successo? Raga, che cosa sono diventato? Una rana controllata da uno scienziato? Aspetta, mi scarico nel cesso. Eccomi. Wow. E adesso? Ho sbloccato una specie di tuta da idraulico. E quindi? Che devo fare con questa tuta da idraulico? Ranocchia, parlami! Aspetta! Ma non è la tuta da idraulico! È la tuta da Super Mario! Se solo non si fosse buggato... Aia! Ragazzi, sono diventato Super Mario! Sarà da qualche parte sto laboratorio segreto, ma sono ritornato all'inizio... Ragazzi, ma questo è un vault di Fallout? Non ci posso credere. Si può entrare? Si può entrare nel vault di Fallout?
Come faccio ad entrare? Sono io? E là? Fatemi entrare nel vault di Fallout. No, ragazzi. Ragazzi, l'ho trovato. Come si fa ad entrare, per favore? Mi sono un attimo incappucciato per diventare un ninja e tornare al cesso gigante, dove tecnicamente dovrei aver perso... Eccola, la tessera per aprire il laboratorio. Fermo, fermo. Devo prendere la tessera in qualche modo. Come faccio a prenderla? Niente. Come la prendo, quella tessera buggata lì? Ragazzi, sono un po' confuso. Aspetta un attimo. Ma se io prendessi il fucile a pompa e sparassi alla tessera, posso diventare di nuovo una tartaruga ninja per fa... Oh, oh, che ansia, che ansia. Aia, maledetto zombie schifoso. Vieni qua. Ehi, ehi. Maledetto, no, quanti ce ne sono? Ehi, oh, oh, quanti ce ne sono? Dai, fammi diventare una tartaruga ninja. Perfetto, andiamo Michelangelo. Via, col fucile a pompa. Oh, via. No. Via, che schifo. Via. È impossibile che si sia incastrata qui per sempre. Aspetta, ma se io provassi a sparare... Bravo, falla venire di qua. Devi sbaggarla, sbaggala. Aspetta. Ragazzi, guardate un po' che cosa mi tocca fare per prendere quella maledetta tessera. Lancia il fucile. Vai. Niente, non la riesco a prendere. Perché mi sono trasformato in Luigi? Ma non ha senso. Aiuto. Aia, che botta. Adesso sono Luigi. Ok, va bene. Non fatemi domande su come io sia riuscita a recuperarla. Ho dovuto semplicemente ricominciare il gioco da capo. Ma per entrare nel vault di Fallout, questo ed altro. Vai. Sì. Ho aperto il vault di Fallout, che però esploreremo all'interno del prossimo episodio. Al prossimo video.